Videogioco, semplice passatempo o passione, mero prodotto di un'industria che sta via via crescendo o espressione artistica di chi li produce? Beh, signore e signori, questo è Games Newsline, dove terremo informati chi è appassionato di videogiochi, sulle nuove uscite e se varrà la pena acquistarle. E su questo sono irremovibile. Il mio scopo è rendervi consumatori consapevoli, ma anche chi non è informato su questo mondo e vuole approfondire le sue conoscenze. In questo pilota di Games Newsline tratteremo il genere platform o a piattaforme e come il genere si sia sviluppato col passare del tempo, sempre tenendo però un occhio al futuro. Io sono Alfred, un po' di storia, signori. Se vogliamo partire da un punto della storia che bene o male conoscono tutti, non resta che fare altro di parlare di Nintendo e del suo protagonista per eccellenza, Super Mario. Nato grazie al genio di Miyamoto, game designer della grande N, il NES o Nintendo Entertainment System è la prima console a 8 bit di Nintendo. Sia chiaro, non è la prima console uscita nel mondo, senza considerare le Pong Machine, che sono sicuro tutti conosciate, o l'Atari System e tante altre. Tecnicamente, Donkey Kong non è il primo platform che è uscito nel mondo, ma molti lo considerano tale. In Donkey Kong il nostro protagonista sarà proprio Mario, ma che all'epoca aveva altri due nomi, uno ufficiale e uno amatoriale. Ufficialmente il protagonista si chiamava Jumpman, ma nelle sale arcade i giocatori lo chiamavano Hammer Boy, per via del potere di raccogliere un martello e difendersi dai barili lanciati dal gorilla, che aveva rapito la sua bella compagna. Ecco una piccola chicca per gli appassionati. Miyamoto aveva chiamato Donkey Kong la scimmia, convinto che in inglese donkey volesse dire stupido e non asino. Vabbè, mica tutti possono conoscere l'inglese. Lo scopo del gioco era quindi quello di arrivare entro il tempo limite in cima alla torre, raccogliendo power up ed evitando le insidie mandate dal gorilla, il tutto su uno schermo fisso. Il motivo per cui Super Mario ha avuto un boom nella cultura pop non è stato solo grazie a un'astuta manovra di marketing. Se fosse stato così, sarebbe stato un fenomeno di moda passeggera, ma tuttora, specialmente in Giappone, la figura del fungo di Mario, il suo cappello, la stellina, eccetera, hanno ancora un grande valore culturale legato al mondo della moda. E lo ritroviamo anche sulle macchine, nei giocattoli, nel caffè, un po' ovunque, insomma. Un'altra chicca che forse voi non sapete è che le prime creazioni di Nintendo erano calcolatrici e i primi passatempi che la casa fece erano giochi di carte. Ma col boom delle altre grandi aziende, Nintendo si buttò nel mondo videoludico. Nel 1983 il NES viene messo alla luce in Giappone con standard diversi dalla versione occidentale e con un nome differente, Famicom, unione delle parole family e computer. Le prime console, infatti, erano computer casalinghi e avevano uno scopo molto diverso da quelle attuali, costruite principalmente per giocare. Un'altra chicca a riguardo è che il nome della console giapponese fu scelto dalla moglie del co-direttore dell'industria. Il NES è considerato il sistema che ha risollevato l'industria dei videogiochi dopo la crisi del 1983. Questo grazie al successo dei titoli come Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Punch-Out, Excitebike, Metroid, Ninja Gaiden e Castlevania, di livello qualitativo superiore a quello dei giochi delle altre console domestiche del tempo. Proprio grazie a questo fattore, la Nintendo scelse di rendere la sua console inattaccabile dal punto di vista hardware. La divisione PAL e NTSC non solo serviva a separare i giochi dai diversi standard televisivi, ma metteva dei seri paletti per quanto riguarda l'importazione parallela. Con l'aggiunta del PAL A e PAL B, i giochi della stessa divisione non potevano funzionare su tutte le console, tutto grazie a un chip chiamato TEN-NES, installato sia sulla console e sia nelle cartucce. E solo se i due componenti coincidevano, la lettura poteva avvenire correttamente. Nintendo fece questa drastica scelta per paura di far la stessa fine delle case come Atari, che prima dell'83 caddero in una crisi economica legata all'intrattenimento videoludico. Tutto per
perché i controlli non erano all'ordine del giorno. Le nuove regole di Nintendo erano poche e chiare. Gli sviluppatori non potevano far uscire più di 5 giochi all'anno e dovevano mandare a Nintendo prima della produzione in grande scala. Quindi Nintendo stabilì che Italia, Gran Bretagna e Austria avevano solo i formati PAL A e Francia, Spagna, Germania, Svezia, eccetera, fossero catalogate in PAL B. Ma ecco l'ennesima chicca per voi. È possibile, tramite una piccola operazione casalinga, rendere la vostra console NES una console in grado di leggere tutti i tipi di cartucce. Si può fare! Sì, scusate la ovvia citazione. Basta aprirla senza romperla, ovviamente, individuare il chip che è nei pressi del vano alimentatore, contare da sinistra i quattro piedini che tengono fermo il chip e recidere con un tronchesino proprio il quarto piedino. Nel caso voi abbiate una console non operabile, o nel caso questo vi faccia morire la console, non preoccupatevi, vi basterà continuare a contare da dove eravate rimasti e arrivare all'undicesimo piedino, quindi nella parte superiore a destra, e saldarlo al piedino reciso poc'anzi. Ricordate che è solo un suggerimento, se non avete le competenze tecniche lasciate ben perdere, va là. Tornando a Mario, dopo il grande successo di Donkey Kong, la Nintendo cominciò a fare mille giochi con nel titolo proprio il nome di Mario. Il primo titolo di Super Mario è Super Mario Bros, entrato nei cuori delle generazioni per il suo nuovo gameplay rimodernizzato, quindi possiamo tranquillamente dire che Super Mario è un inventore. In questo capitolo della serie, uscito nell'85, abbiamo sì un gameplay a due dimensioni, ma la cosa sbalorditiva per l'epoca era che il livello non era più a sfondo fisso, bensì a scorrimento. Poi con l'aggiunta di nuovi nemici, tutti diversi, nuova grafica e nuovi power-up come il fungo che ti fa crescere dandoti una vita in più, la raccolta di vite grandi che nel caso di morte ci davano una possibilità in più e l'immancabile stella che dava l'immortalità momentanea. Pieno di segreti e trucchetti per finire il gioco in poco tempo, questo titolo entrò nel cuore di tutti quelli che all'epoca lo giocarono. E in Italia la pubblicità che fece conoscere a tutti noi il Nintendo fu quella che tutti conoscono, con il giovanissimo Jovanotti, che sembra un gioco di parole ma che non lo è, lo giuro. La Nintendo mania dilaga. Fatevi prendere! Da lì in poi, fino agli anni 90, il platform si è evoluto, diventando il tipo di gioco più giocato da tutti, con nuovi personaggi, nuove grafiche 3D, nuovi concept come l'open world e le nuove console come il Sega e il Nintendo 64 o la prima PlayStation, per non parlare poi di tutti gli spin-off: Mario Party, Mario Pinball, Mario Soccer, Mario Golf, Dottor Mario, Hotel Mario, Mario Fava, Paolo Limiti vs Mario, il remake con l'aggiunta dei nuovi livelli, insomma non se ne poteva più, ce n'è per tutti i gusti. Il marketing invasivo funzionò alla grande e tutti, dai più piccoli fino agli anziani, conoscono Super Mario. È il topolino dei videogames. It's me, Mario!